In questo video studieremo insieme l'indicativo presente, attivo e passivo delle coniugazioni regolari. Ricordiamo che le coniugazioni verbali latine sono quattro. La prima coniugazione in are, esempio amare, la seconda coniugazione in ere con e lunga videre, la terza in ere con e breve leggere, la quarta in ire audire. Studieremo ora l'indicativo presente attivo di laudo laudare, verbo della prima coniugazione. Per formare l'indicativo presente attivo prendo il tema del presente che ricavo dall'infinito presente staccando la desinenza re. Laudare, lauda. La prima persona dell'indicativo presente di laudo sarà dunque laudao, che per la prevalenza della o sulla a diventa laudo. Laudo, io lodo. Nella coniugazione dell'indicativo presente si mantiene sempre lo stesso tema verbale, lauda, e a questo si aggiungono le desinenze attive. Laudas, tu lodi. Laudat, egli loda. Laudamus, noi lodiamo. Laudatis, voi lodate. Laudant, essi lodano. L'indicativo presente passivo di laudo laudare si forma in modo analogo. Prendiamo sempre il tema del presente che ricavo staccando la desinenza re dall'infinito presente, quindi lauda, laudare, lauda. A questo tema aggiungo le desinenze passive. Laudar, laudaor diventerà laudor per lo stesso fenomeno che abbiamo analizzato prima. Io sono lodato. Laudaris, tu sei lodato. Notiamo che al tema verbale lauda aggiungo la desinenza ris della seconda persona singolare passiva. Laudatur, egli è lodato. Laudamur, noi siamo lodati. Laudamini, voi siete lodati. Laudantur, essi sono lodati.